Una nuova scuola per giovani che intendono compiere un percorso di formazione coerente con le esigenze contemporanee. Una scuola post-diploma che formerà la figura professionale del tecnico superiore di produzione e gestione del sistema moda. La scuola è attiva all'interno dell'Istituto Mantoni di Pescara. Ascoltiamo il dirigente scolastico Donatella D'Amico. I nostri ragazzi avranno la possibilità dopo 2 anni di formazione post secondaria di trovare lavoro proprio nelle aziende che ci hanno aiutato a definire questa figura di tecnico superiore che andremo a realizzare proprio in questi 2 anni di formazione. Formazione che sarà possibile grazie all'impegno di tutti gli enti locali, dalla regione, la provincia, le ditte, l'università, che ci hanno veramente dato un contributo grandissimo. Una scuola che garantirà nuove opportunità di lavoro per i giovani, ma anche la tutela del bene prezioso del nostro paese, il Made in Italy. Fabrizio Rapposelli, vicepresidente della provincia di Pescara, assessore alla pubblica istruzione. È una scuola che prevederà l'ingresso di 25 allievi nel settore del tessile, dell'abbigliamento e del calzaturiero, e devo dire che ci saranno delle ottime possibilità lavorative in questi settori per i nostri ragazzi. Si è fortemente voluto che la provincia di Pescara avesse questa ITS in questo settore, perché la tradizione, manco a dirlo, del settore della moda e dell'abbigliamento è una tradizione molto consolidata, e abbiamo avuto anche l'appoggio della regione. Io devo ringraziare l'assessore Paolo Gatti, come devo ringraziare anche il consigliere regionale Lorenzo Sospiri, che si sono attivati tantissimo sotto questo punto di vista.